Avete visto qui che popolo di effetti speciali? Manco fossimo a Hollywood. Sì, vabbè, avete ragione, fanno schifo. Ma miglioreremo, ragazzi, miglioreremo. Nel frattempo, sigla! Un saluto a tutta la stimata community di WatchAmour da Gaetano, benvenuti in questo nuovo video della serie 3 microbrand più uno che forse non conosci. Per chi non lo sapesse, in questa serie andiamo a vedere 3 microbrand che mi hanno particolarmente colpito e che voglio condividere con voi per sapere le vostre impressioni, per discuterne insieme. Direttamente dai loro siti web andremo un po' a scoprirne la storia, a vederne i modelli principali e poi alla fine ci sarà una piccola chicchettina finale che rappresenterà un po' la nostra penisola, quindi un microbrand italiano che riservo come al solito per ultimo. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguite il video fino alla fine. Prima di cominciare con il primo microbrand della giornata, che forse state già intravedendo qui sullo sfondo, vi ricordo di iscrivervi al canale, è davvero molto importante. Lasciatemi un like se questo video vi piace e iscrivetevi a tutti i miei social. Inoltre, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Watch and Buy, il canale dove troverete le migliori offerte selezionate direttamente da me, dal portale Amazon, per voi. È tutto gratis, non costa nulla e trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Iscrivetevi ora. Adesso rimpiccioliamo la mia facciazza e guardiamoci il primo microbrand di oggi, ossia Auricost, un microbrand francese, ma diciamo sarebbe meglio definirlo brand perché è un marchio di orologi che è nato addirittura nel 1854 in Francia. Come potete vedere qui dalla fattura molto militareggiante di questo sito, si tratta di un brand che in passato ha fornito le forze speciali francesi di terra, mare, aria, acqua, fuoco, diciamo un po' di tutto. La storia è davvero molto lunga, se volete approfondirla date un'occhiata al sito che vi lascerò qui in descrizione, mentre noi nel frattempo ci andremo a vedere qualche modellino molto interessante. Partiamo con questo bellissimo crono, guardate qui questo crono molto vintage, dall'aspetto veramente militare e d'altri tempi, bellissimo. Mi ricorda un po' qualche Omega, qualcosina del genere, bello, bello, veramente bello. Le Type 20 si chiama, guardate la scatola, la confezione con il quale viene venduto. Vediamoci un po' le details, i dettagli, le specifiche. Abbiamo un movimento Dubois de Prat, quindi un movimento a panino, molto interessante, movimento svizzero ovviamente, 28.600 alternanze orarie, un diametro di 39 mm, quindi abbiamo delle specifiche molto molto interessanti, un modello che è davvero da tenere d'occhio, come questo bellissimo Type 26 Aeronaval, bellissimo, guardate la cassa, che particolarità, ricorda un po' la cassa del Seiko Tartal, ma guardate questa bellissima corona d'ore 4 come è incassata in questa cassa favolosa, ragazzi, questo orologio mi piace davvero tantissimo, super visibile ovviamente, i dettagli sono meravigliosi, la cassettina qui è un molto 007iana, vediamoci un po' le specifications. Allora, Sellita SV200, quindi ragazzi parliamo di un movimento di tutto rispetto svizzero, di misure 40 mm, quindi ragazzi parliamo di un orologio militare, però comunque dalle fattezze, dalle misure molto molto indossabili. Guardate il dettaglio, che bellissima trovata, ossia quella di mettere alla punta finale dei secondi un piccolo aeroplanino, sta scorrendo proprio qui sulla mia capoccia, bellissimo ragazzi. Mi piace tantissimo. Vediamo se riesco a trovare anche il prezzo di questo bellissimo pezzo, che è nemmeno poi troppo elevato, ragazzi, per la qualità intrinseca che abbiamo in questo orologio, ossia 1650 euro. Devo dire che, pur essendo una cifra di tutto rispetto, è comunque abbastanza abbordabile per la tipologia di orologio, per quello che offre, eccetera, eccetera. Veramente sono rimasto stupito da questi amici francesi Auricoste. Poi ce ne sono anche altri, ragazzi, ma vi lascio
lascio il piacere di scoprirli da voi. Sono tutti molto molto belli. Questo è un po' più divereggiante, un po' più scuba master, infatti. Bello, bello, ragazzi, Auricoste promosso a pieni voti. Ma voliamo dalla vicina Francia, dove si sono svolti ultimamente i giochi olimpici, alla più fredda, in questo periodo sarebbe utile farci un giro, Germania, con gli amici del microbrand Circula. Oddio ragazzi, il nome non è proprio dei più felici, soprattutto in italiano non è che suoni così tanto bene, però si tratta di orologi fatti davvero molto molto bene, senza fronzoli, molto robusti. Anche qui abbiamo uno stile abbastanza militareggiante. Come dicevo, il brand è tedesco. Abbiamo qui le due generazioni di proprietari di questo brand. Ha comunque una storia molto interessante, nata nel 1955 addirittura, un brand a conduzione familiare. Vi invito ad approfondire da voi la storia, mentre noi qui nel frattempo ci andremo a dare un'occhiata ai suoi modellini. Questi sono i Diver, guardiamoci subito questo Dive Sport Titanium, un orologio interamente in titanio, dal prezzo di 1091 euro. Molto molto bello, guardate la cassa di questo orologio, che meraviglia ragazzi. Questo design, come vedete, così spigoloso, così pulito, così senza fronzoli, ecco, così che bada al sodo, è proprio della scuola tedesca, e mi piace particolarmente, ecco, in questo caso. Abbiamo, come possiamo vedere, un movimento svizzero Sellita SV200 e la Borea addirittura, quindi un movimento di tutto rispetto. Abbiamo l'utilizzo del titanio grado 2, quindi un titanio di alto livello, resistente agli scratch, resistente ai graffi, una corona unidirezionale, 120 click, 42 mm di diametro, 50 atmosfere, quindi abbiamo un'incredibile resistenza all'acqua di 500 metri, ragazzi, per questo orologio. Molto molto interessante. C'è anche la possibilità di averlo con il quadrante di un altro colore. Veramente carino, ragazzi, veramente carino. Ditemi anche la vostra qui sotto nei commenti, e andiamoci noi nel frattempo a vedere anche il Pilot di Circula. Che brutto nome però, ragazzi. Allora, Circula produce anche questo bellissimo ProFlight, veramente bello, con questa cassa a cuscino rivisitata dalle linee sempre molto spigolose, molto industriali, con un prezzo di 1.700 euro, quindi diciamo che siamo ancora in bolla per quanto riguarda i prezzi. Abbiamo anche in questo caso un calibro Sellita SV200, abbiamo 40 mm di diametro cassa. Beh ragazzi, la cassa è molto interessante, guardate che bellezza. Guardate anche, notate anche la corona sovradimensionata, come si conviene per questa tipologia di orologi. Mi piace tantissimo, ragazzi. Circula è un brand che non conoscevo e che grazie a questa rubrica sono riuscito a scovare, e devo dire che sono contento di averlo trovato, perché mi piace davvero tanto e mi fa piacere condividere con voi anche questi begli orologi, come questo Aquasport GMT, il loro GMT, 1400 euro. Siamo quindi su livelli molto molto alti, come potete vedere. Bello anche questo modello, dalla cassa molto più classica, ecco, molto più anni 70 in questo caso. Bello anche il fondello dietro con questo subacqueo stilizzato. Ma ragazzi, andiamo senza indugi al terzo micro brand di oggi. Salutiamo gli amici di Circula e accogliamo con un caloroso benvenuto gli amici di Galo, Galo Watches, Watches Galo anzi. Veramente un microbrand nato da pochissimo, un microbrand super super recente, ma che già ha all'attivo un paio di pezzi interessantissimi. Non approfondiamo la storia perché c'è poco da dire, vi basti sapere che questo bel ragazzotto di nome Zeca Amendola è partito con la sua idea di microbrand dall'amore che ha per Casio e per
Seiko SKX007, quindi Zeca Amendola sei uno di noi, hai tutto il nostro rispetto. Andiamoci a vedere subito i suoi modelli, che facciamo velocemente perché sono solo due. Abbiamo il Novo, che però questo modello in particolare è sold out, non si trova più, però giusto per dargli un'occhiata insieme, è un modellino molto interessante, molto particolare, con delle linee classiche ma un dial, un quadrante che diciamo, ecco, che non si vede tutti i giorni. Abbiamo un vetro zaffiro piatto, abbiamo il Seiko NH35 come movimento, 100 metri di resistenza all'acqua, un orologio abbastanza interessante. Ma quello che mi premeva farvi vedere è il loro modello attualmente in preordine, se non sbaglio, ossia il Super 200. Ragazzi, guardate questo orologio, che meraviglia che è! Un bellissimo diver dalle forme molto vinteggianti, un diver 200 metri con questa lunetta favolosa bicolore che mi piace tantissimo. Le scelte cromatiche di questo brand sono assolutamente da tenere d'occhio, assolutamente interessanti. Ragazzi, guardate anche la visione laterale di questa cassa. Questo orologio, appena l'ho visto, mi ha ricordato molto quello dell'amico Marco Bracca, il Bracca Watch. Non so se anche a voi dà questa impressione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Molto bello anche il fondello, guardate qui, con questa decorazione. Ecco, magari in questo caso, pur avendo un Miota serie 9000, a quanto vedo comunque un movimento non bellissimo da vedere, però comunque c'è questo diciamo questo guizzo creativo nel proporre qualcosa di originale e di bello da vedere. Ecco, anche il dial, come vedete, ha questa queste serie di righe, queste crepature concentriche, rugoso, bello bello, veramente carino. Mi piace anche il particolare del numero 3 posto in maniera orizzontale e non verticale, non nella maniera consueta. A me queste piccole particolarità, queste piccole cose strane, ecco, mi fanno impazzire letteralmente. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione su questo orologio. Nel frattempo vi dico che ha un diametro cassa di 39 mm, uno spessore di 11,5 mm, quindi forme e misure veramente, veramente interessanti. Dovrebbe uscire il 22 agosto, solo 350 pezzi per 388 dollaroni. Se siete interessati, io vi lascio comunque il link al sito, dategli un'occhiata. Ma detto ciò, ragazzi, è il momento di andarci a vedere l'ultimo micro brand di oggi, la chicchetta finale, ossia il micro brand italiano. E questa volta andiamo a parlare di orologi Mac, Milita European Company. So che molti non danno la giusta considerazione a questo marchio, è comunque un marchio italiano presente dal 1956 addirittura. È comunque un marchio che ha collaborato con varie sezioni delle forze armate, dell'aviazione. La storia anche in questo caso è davvero molto interessante e molto articolata, ragazzi. Questi orologi sono prodotti dalla ditta Giorgio Giovagnoni, che ha sede a Bologna, addirittura ha anche il controllo del marchio Fortis, quindi orologi molto importanti, molto conosciuti. Quindi ragazzi, devo dire che assolutamente Mac è un brand italiano di tutto rispetto e merita la nostra attenzione. Andiamoci a dare un'occhiata al loro catalogo sterminato, ragazzi. Guardate qui quante linee ci sono. Ovviamente vi faccio vedere giusto qualcosina. Ci sono degli orologi che possono ricordare altri orologi, ecco, ma in questo caso, ad esempio, non credo sia proprio così. Un bellissimo orologio, mannaggia questa chiusura estiva, abbiamo capito, siete in ferie, ragazzi. Beati voi, io ancora no. Allora, questo bellissimo Black Shark automatico,
Un orologio, guardate che orologio massiccio, che imponenza. Addirittura abbiamo anche la valvola dell'elio. Un orologio che al costo di 388 euro vi dà una qualità senza dubbio interessante. Cioè, ragazzi, parliamo di un orologio che ha un'impermeabilità all'acqua di 1000 metri, ecco, non bruscolini. Ma guardiamoci anche qualche altro orologio. Questo bellissimo Caimano, addirittura mi piace tantissimo. Un orologio. Degli arditi incursori marina, 100 metri con questa lunetta in acciaio spazzolato favolosa a soli 298 euro. Quindi, ragazzi, sono orologi tecnicamente fatti molto molto bene e offerti soprattutto ad un prezzo abbordabilissimo. Quindi, questo secondo me è un grandissimo pregio degli orologi Mac. Altra cosa molto interessante degli orologi Mac è che sono prodotti in davvero una miriade di movimenti. Abbiamo il movimento automatico basico, come può essere qualche orologio che monta il Miota serie 8000. Abbiamo il movimento al quarzo, quindi abbiamo un orologio un pochino più economico, più semplice da utilizzare. E poi abbiamo anche il movimento svizzero automatico, come ad esempio in questo caso abbiamo il cronografo CH1 Anaim, cronografo automatico. Abbiamo qui un Peugeot P350 svizzero, quindi comunque sono movimenti di tutto rispetto. Ce n'è davvero per tutte le tasche con gli orologi Mac. Io sono davvero molto interessato a provarne uno, spero che riuscirò presto a portarne uno sul canale in modo tale che ce lo guardiamo insieme. Ci ho detto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale di questi micro brand conoscevate, quale no, quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno. Insomma, discutiamone insieme come facciamo sempre. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e a tutti i miei social, trovate sempre i link in descrizione. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti!